Un nuovo sequestro di droga nel Porto di Livorno. Questa volta i militari della Guardia di Finanza, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane, hanno scoperto all'interno di un container proveniente dal Sud America 48,5 kg di cocaina, che sulla piazza avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 34 milioni di euro. È noto ormai da tempo quanto il porto di Livorno sia meta appetibile per i narcotrafficanti che hanno come obiettivo la commercializzazione della droga dal centro al nord Italia, in alcuni casi varcare i confini e arrivare in Europa. Tuttavia oggi i sistemi di controllo per la verifica dei container si sono affinati. Andiamo a bloccare alcuni contenitori che hanno dei, che hanno dei parametri di rischi ben precisi, ad esempio la tipologia di merce trasportata il tipo di contenitore trasportato, la compagnia di navigazione e ovviamente anche il destino, ma oltre a questo ci sono, ci sono anche eh, altri, altre, altre analisi come ad esempio il peso della merce che viene trasportata, il peso del contenitore. Tutti questi parametri poi vengono elaborati e questo è diciamo, il fattore di analisi che viene fatto, è un fattore, diciamo, il fattore umano. Poi ovviamente ci sono anche i controlli sul campo che vengono poi affidati ai nostri operatori che poi all'interno del terminal vanno a studiare, ad analizzare, ad osservare in particolare tutte le dinamiche che ci sono all'interno dei diversi terminal portuali labronici, sia di giorno che di notte. È un, un continuo studio, una, una continua presenza che viene garantita all'interno dello scalo e che ci sta portando a bloccare... Numerose partite di cocaina.